un'altra, l'ha fatta in Perugia, e ci ha praticamente abbattuto l'inizio della partita con, da centrocampo con Angella. Non so se ai tuoi tempi sarebbe mai successa una cosa del genere. Ah, ecco, quindi questo è, questa è la novità. Sì, però il calcio è ovviamente, ovviamente cambiato, rispetto alla, chiaramente il punto di vista di Andrea, che è un portiere, si concentra tantissimo su quello che deve fare, cioè parare il portiere, però non si può non dire che è vero quello che dice Andrea, che il portiere, attenzione, c'è un'occasione per il Mantova con una palla troppo lunga per Khedira, con la palla che ha attraversato tutta l'area di rigore, un bel cross dal centrodestra con il sinistro da parte del numero 10 Guccione per un compagno che era appostato sul secondo palo. Si tratta del giocatore con la maglia numero 9, Simone Andreaganz, la palla che è terminata sul fondo. Insomma, concludendo il discorso su questo argomento, è chiaro che Andrea ha visto una cosa che stiamo vedendo in molti e che si continua a ripetere anche oggi, anche in questa partita. Intanto, Marco, a proposito di Filippo Guccioni, dobbiamo stare in guardia.